La casa della fata turchina, la grande balena che ha inghiottito Pinocchio e Geppetto, il campo dei miracoli e Lucignolo Sparaballe. La magia del paese dei balocchi sta per tornare in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. Dopo 2 anni di edizioni limitate o annullate a causa della pandemia, da giovedì 18 a domenica 21 agosto, l'evento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie è pronto a stupire ancora. Presidente, è tempo di ripartenza, è tempo di ritornare al paese dei balocchi. Quali sono le principali novità? Sicuramente comincerai dal sindaco, che è un sindaco d'eccezione, Luca Barbarossa. Chiaramente siamo molto contenti di portarlo e grazie anche alle entrature di Tony Bungaro. E poi il giorno dopo avremo Max Paiella, altro personaggio di Radio 2, che ci verrà a raccontare una bella storia. E poi tutti i 4 giorni avremo laboratori, spettacoli, musica e tutto quello che ormai conoscete del paese balocchi, però con queste 2 grandi punte di diamante. Altra chicca sarà lo spazio Slurp, dedicato all'educazione alimentare dei più piccoli. 10 bambini, ogni giorno, dalle 18.30 alle 19.30, avranno la possibilità di giocare con domande di cultura gastronomica e prove di abilità, che saranno valutate di volta in volta dagli specialisti, ambasciatori dei prodotti d'eccellenza del nostro territorio. L'iniziativa sarà dedicata a Gino Girolomoni, a 10 anni dalla sua scomparsa. Tra le novità, anche il parco di Mangiafuoco, uno spazio aperto a grandi e piccini, in cui poter provare o ritrovare i giochi genuini e attivi di un tempo. Non mancheranno gli stand dedicati alle tante associazioni cittadine. Da segnalare venerdì sera la presentazione del progetto Wonder, che rappresenta lo sviluppo in chiave turistica del programma svolto dal Comune di Fano in qualità di città delle bambine e dei bambini. Oltre alle autorità locali saranno ospiti rappresentanti di altre 9 città dell'altra parte dell'Adriatico. È confermato lo spettacolo di chiusura? E lo spettacolo di chiusura, quello non può mancare, quello ormai è un must, alle 23 della domenica. Alcmena Studio farà il suo spettacolo pirotecnico musicale, come sempre, ormai degna conclusione. Invece il filo conduttore delle attività della 18ª edizione dell'evento sarà il tempo, uno sconosciuto che passa e va o un compagno di viaggio? Il tempo che qualcuno ci sfila dalle tasche, non sappiamo come, viviamo di preoccupazioni e no di occupazioni e quindi molto spesso ci scordiamo che il tempo passa e va. Il tema di quest'anno è fantastico e al di là delle lucubrazioni filosofiche, perché veramente anche seguendo gli impulsi tecnologici il tempo si è sempre più ridotto. Abbiamo sempre meno tempo. Per cosa meno tempo? Meno tempo per essere felici, meno tempo per riflettere, meno tempo per guardare una giornata di sole, un filo d'erba o quanto altro. Questa non è poesia, è vita, è qualità della vita. Quindi il paese dei balocchi ancora una volta, secondo me, trova e fa centro con un argomento potentissimo che riguarda ognuno di noi.